cose della diocesi, poi i prodotti che usiamo per la sanificazione, poi entrando dentro qui c'è per le mani, lì ci sarà il controllo con lo scanner per l'igienizzazione delle mani, l'autocertificazione, chi entra senza controllo dello scanner e si entra in chiesa. Le chiese riapriranno le porte alle messe dal prossimo 18 maggio, ovviamente però con una lunga serie di prescrizioni anticontagio, e ad Arezzo c'è chi ha già deciso di attrezzarsi con il termoscanner. Noi avevamo questa possibilità di questo dono di questo volontario che ci ha fatto questo termoscanner, per cui lo possiamo adoperare. Nella piccola chiesa di Santa Croce il parroco Don Alessandro Nelli ha così deciso di giocare d'anticipo. È anche un'opera di carità, salvaguardare la salute delle persone, per cui su questo non c'è nessun problema. L'importante è riaprire la celebrazione delle messe, perché i bisogni delle persone non sono solo bisogni materiali. Certo, siamo in emergenza, c'è bisogno di mangiare, di pagare le bollette, di pagare gli affitti, eccetera. Però pensiamo anche al bisogno dello spirito. Nel protocollo siglato tra CEI e governo non è comunque prevista la misurazione della temperatura all'ingresso, solamente la raccomandazione ai fedeli di rimanere a casa in presenza di sintomi influenzali o comunque di non entrare con una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi. L'accordo però prevede ingressi contingentati, l'aumento delle liturgie per evitare affollamenti ed ovviamente il mantenimento della distanza sociale. Di proseguire a distanza di 1,80 m, i posti segnati con la X e si va avanti. L'uscita è dalla sacrestia, per non far coincidere l'entrata e l'uscita dalla sacrestia. Sarà infine necessaria la sanificazione dell'ambiente dopo ogni celebrazione, previsto anche l'obbligo di mascherina per celebranti e fedeli e la comunione con guanti e sempre mascherina. Già tutto pronto, ci sono i guanti alimentari e le mascherine che il sacerdote indosserà igienizzandoci, dando la comunione nella mano. Per cui mantenendo le distanze, però la gente ha bisogno di fare la comunione, perché c'è la pastorale, la spiritualità di prossimità è importantissima. Dovranno poi restare vuote le acquasantiere, come resta anche lo stop al segno della pace. Nel caso di chiese molto piccole, infine la soluzione potrebbe essere quella delle celebrazioni all'aperto. Qui, essendo una chiesa molto piccola, qui si può contenere i giorni feriali e poco più. Allora per i giorni festivi, soprattutto le messe con i bambini del catechismo, eccetera, abbiamo mandato una richiesta al sindaco se di utilizzo del parco qui davanti, dove sarà allestito un altare e la messa sarà detta in esterno, perché qui ci stanno nelle panche 25 persone. Poi 4 o 5 possono stare sul presbiterio, però più di quelle non ci possono stare.